Oggi, anziché fare la solita pasta ripieno con la pasta fresca, ho deciso di fare della pasta secca, quindi ho usato delle mezze maniche, qui si vedono già lessate, come ripieno. Ho voluto usare dei carciofi con della ricotta, del formaggio fresco, tutto leggermente frullato in modo da renderlo omogeneo. Ho preparato un altro ripieno con uno spezzatino che mi era avanzato. Ho frullato anche questo, ho aggiunto un po' di pane grattugiato, un po' di prezzemolo e questo è il risultato. Iniziamo a riempire una sacca da pasticceria. Una volta riempita, iniziamo a farcire i nostri maccheroni o mezze maniche. Tenendo un dito sotto, siamo certi di riempirli nella maniera più corretta, perché quando lo sentiamo pieno ci fermiamo. Ora abbiamo finito di riempire quelli bianchi, passiamo al rosso. Adesso abbiamo tutta la nostra pasta ripiena, dobbiamo assemblare il piatto. Allora, ho preparato una teglia da forno con carta stagnola, carta forno, unta di burro. Adesso verserò sopra un po' di pangrattato. L'eccesso e voilà. Io mi sono munita di un cerchio, anzi di un'acciaia a forma di cuore. Adesso lo ungo, facendo attenzione che non si apra, e questo sarà il nostro contenitore della nostra pasta. L'appoggiamo sulla placca e iniziamo a mettere la pasta. Il nostro cuore è pronto, non resta che darle la rifinitura, un po' di pane grattugiato, qualche fiocchettino di burro,
giusto per far fare una bella crosticina. E adesso in forno già caldo, il tempo che tutto si scaldi, e faccio una bella crosticina sopra. Ed ecco il nostro cuore cotto con la bella gratinatura. Ed ecco sul piatto la portata.